Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Arrestato un pregiudicato responsabile degli incendi avvenuti la notte dello scorso 13 settembre a Marsala, in cui hanno preso fuoco quattro auto di grossa cilindrata. Ancora sconosciute le cause del gesto, coinvolto anche un complice che è morto nei giorni scorsi per cause naturali. Il sindaco di Cerda, Salvatore Gerace, è indagato per tentata concussione e abuso d'ufficio. Avrebbe cercato di influenzare il comandante della Polizia Municipale affinché la processione del Venerdì Santo del 14 febbraio dello scorso anno passasse davanti la casa di un mafioso. Accoltellamento ad Augusta, dove un 34enne ha ferito con arma da taglio un uomo di 56 anni. L'aggressore è indiziato di tentato omicidio. La lite sarebbe scoppiata per un credito di pochi euro. Notte di sbarchi a Lampedusa con l'arrivo in totale di 254 stranieri approdati nell'isola, tre i natanti soccorsi dalla Guardia di Finanza, a bordo rispettivamente 59, 43 e 54 migranti. Tragedia a Mestre, dove un pullman è precipitato da un cavalcavia. Il bilancio è tragico, 21 morti e 15 feriti. Tra questi anche un neonato di pochi mesi e un 12enne. 5 sono in gravi condizioni. La carcassa del bus è stata rimossa alle 5 del mattino di oggi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.